Questo incontro in videoconferenza, 13 sindaci con il Presidente del Consiglio, lei ieri ha detto è iniziato in salita, però è finito bene. 13 sindaci in rappresentanza di oltre 8.000 sindaci. È stato un incontro molto importante, molto schietto, molto duro, molto franco, cominciato non bene e finito bene. In cui i sindaci hanno fatto comprendere con chiarezza e senso di responsabilità al Presidente del Consiglio che senza il popolo italiano e quindi senza i sindaci il Paese non riparte. Forse all'inizio sembrava quasi che fosse una trattativa sindacale. Poi abbiamo fatto capire al Presidente che noi non siamo una vertenza, noi siamo il Paese. Ed è talmente vero questo che nella fase più delicata, cioè quello dello scoppio della pandemia sanitaria, i sindaci hanno fatto una cosa senza precedenti. Si sono stretti attorno al governo, hanno dato una delega in bianco, rinunciando anche a prerogative ordinamentali e istituzionali dei sindaci per evitare il caos tra scelte molto diverse sul piano nazionale. Adesso il primo punto che abbiamo sottolineato, tutti i punti accolti dal Presidente del Consiglio alla fine, all'inizio aveva detto rimandiamo a un tavolo. Ci rincontriamo, noi abbiamo detto o stasera, oggi pomeriggio si esce con una intesa istituzionale o è rottura. La centralità del ruolo dei sindaci, la fase 2 non può essere caratterizzata dai sindaci che sono gli esecutori di decisioni altre, che sono figure che devono limitarsi con il battito i panni ad andare a dividere le persone o a misurare i centimetri dei tavolini. È finita. Io ho avvisato il Presidente del Consiglio ieri, mettendo a verbale, tra l'altro è tutto trascritto, è tutto registrato, che oggi mi sarei presentato in comitato con un'ordinanza, perché come funzionano i mercati, come funziona la mobilità, come funziona il commercio, è la prerogativa dei sindaci che proprio per attuare meglio le prescrizioni sanitarie sanno come si devono gestire le città che sono molto diverse le une dalle altre. Non è che può esserci uniformità che Milano ha la stessa situazione di Napoli, anche perché i contagi sono molto diversi. Poi ovviamente ci sono i punti delle risorse economiche. Il Presidente del Consiglio ha preso una serie di impegni. Lui ha detto è certo che quello che vi dico accadrà. Non vi so dire se accadrà chiaramente domani, dopodomani, ma accadrà in tempo utile. 3 miliardi di euro aggiuntivi, perché altrimenti noi abbiamo detto tra qualche giorno incominciamo a staccare i servizi essenziali. Abbiamo dato l'esempio di questo modo per far capire al Presidente. Noi ci mettiamo allo stesso orario, si spegne l'illuminazione pubblica dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, pensate dal satellite che immagine disastrosa sarebbe stata il Paese. Il Presidente ha colto che non sono parole di allarme, ma sono parole di verità. Poi interverrà su una serie di vincoli finanziari e normativi fondamentali, dalla possibilità di fare i bilanci, il disavanzo, i comuni in predissesto e dissesto. Il Presidente ha colto il dramma di città come Napoli ed è uno dei 5 punti. Quindi io da sindaco di Napoli sono anche contento di aver contribuito alla svolta del ruolo forte dell'ANCI con tutti i sindaci e di un'interlocuzione forte con il governo. E ieri è stato anche un momento, devo dire, di orgoglio e di commozione a vedere sindaci così diversi politicamente, di luoghi così diversi, ad avere un livello di competenza, professionalità e passione e di senso civico-democratico che dovrebbe essere un elemento di grande orgoglio del Paese. Quindi, alla fine l'incontro è andato in questo modo, adesso attenderemo i fatti e così come stamattina mentre venivo sono stato accolto dall'ennesima ordinanza calata dall'alto
E così è cominciato il comitato, che quella stagione è finita. È finita perché noi da ieri abbiamo rimesso a posto gli equilibri democratici e l'assetto costituzionale del nostro paese. Altrimenti noi abbiamo detto al Presidente: caro Presidente, noi ti portiamo le chiavi, non delle città, portiamo le chiavi delle aziende di trasporto, delle aziende dei rifiuti e dell'illuminazione pubbliche della nostra città. Quindi oggi ho illustrato in maniera molto chiara al prefetto e al comitato, c'è anche il vicepresidente della regione, che noi avremmo adottato un provvedimento che, proprio perché ha a cuore la salute dei nostri concittadini, sappiamo perfettamente che se riduciamo gli orari, riduciamo i luoghi e chiudiamo, le persone si concentreranno tutti negli stessi luoghi e tutti negli stessi orari. Invece, come vedrete dalle delibere e dai provvedimenti che emaneremo oggi pomeriggio, noi andremo addirittura a ordinare ai luoghi sinora chiusi ad aprire immediatamente, dalla Floridiana al Bosco di Capodimonte, all'ex area NATO, all'ippodromo d'Agnano, e portare persone, eventi e ragioni di intrattenimento anche in luoghi desertificati, come il centro direzionale, ma anche altri, faccio degli esempi simbolici. Così come non ha senso la chiusura alle 23, non ha nessun senso. Anzi, noi dobbiamo fare un grande patto di responsabilità, quindi basta la colpevolizzazione, ma la responsabilità nei confronti degli operatori economici, dei cittadini, compresi i giovani, con le forze di polizia che fanno il loro lavoro e gli amministratori locali. Altrimenti chiudi il locale, le persone consumano lo stesso, acquisiscono in altro modo il materiale e poi troveremo le immagini, come capita più di un giorno, di vederle dai muretti di Anello Falcone ad altri luoghi della città, dove praticamente c'è un'assenza di decoro e di pulizia davvero indecente. Quindi sì, nelle ordinanze e nei provvedimenti troverete l'obbligo per gli operatori economici di contribuire a tenere decoroso, a tenere pulito, in modo tale loro avranno più occupazioni sul pubblico, ma devono essere responsabilizzati, e così anche lavorare per garantire pure loro, insieme a noi, la sicurezza della città. Questo in estrema sintesi, quindi ci sarà una modulazione di orari differenti, cioè nel senso che dove ci sono le abitazioni chiaramente non saranno orari eccessivamente prolungati, torneremo agli orari di prima, invece nei luoghi in cui non ci sono abitazioni si potrà andare, se ci sono richieste e progetti, anche fino all'alba. Non è ordinanza sulla movida, ci tengo a dire, è un provvedimento che riguarda tutta la città, anzi i provvedimenti sulla movida in questo momento hanno, diciamo, non ci sta più quel discorso di quel tipo, noi proveremo a fare in modo che le persone abbiano un senso di città diversa in questo momento, proprio perché è un momento difficile, in modo che le persone possano circolare in tutta la città e avere più punti di attrattività. Ed ovviamente ci affidiamo anche al senso di responsabilità di tutti, alla capacità degli operatori economici di mettere in campo tutte le iniziative più opportune per attrarre, per rendere più sicuri i nostri detenuti. Entrando, posso entrare nel merito dell'ultima ordinanza della regionale, quella 53 di questa mattina, il divieto di asporto e di consumo di alcolici e altre bevande dopo le 22 può essere un deterrente? Cosa potrebbe comportare? Questo, siccome c'è stato un comitato, adesso noi dobbiamo andare a mettere il nostro provvedimento, noi la pensiamo diversamente. La pensiamo diversamente, questa è una fase dove secondo me si deve andare in un'altra direzione, ma questo lo vedrete da qui a poco, perché stiamo provando a vedere se si riesce a trovare una soluzione, come dire, anche d'intesa con la regione, perché dopo quello che ho detto in modo molto chiaro qua, dopo quella, la svolta di ieri, ieri è una svolta democratica molto importante, io credo che la regione debba prevedere la clausola di salvaguardia per il futuro, cioè nel senso che questa è prerogativa dei sindaci e in particolare dei sindaci delle aree metropolitane. Quindi noi emetteremo un provvedimento con decorrenza 1 giugno, in modo che ci saranno 2-3 giorni per vedere che se ci sono dei punti di distonia eventualmente si può lavorare anche per trovare un punto di concordia. Quindi la nostra linea però è una linea, ripeto, di apertura degli spazi, di più responsabilizzazione, basta la stagione di individuare nel cittadino e nel commerciante il colpevole. Ora dobbiamo essere tutti alleati, le istituzioni e la comunità. Lei ha detto il vostro provvedimento entra in vigore dal 1 giugno, però sì, diciamo, nell'ordinanza regionale emessa stamattina
c'è che i locali, i baretti, le vinerie possono chiudere all'una e non più alle 23. Questo è un primo passo andando in questa direzione. Evidentemente quello che sto dicendo da 5 giorni sta cominciando a entrare in parecchie teste, anche perché la nostra idea è supportata da relazioni sanitarie e scientifiche, quindi non è l'ordine, non è chi è per, usciamo da questo dibattito, chi è per la movida e chi è contro la movida, non è questo il dibattito. Il dibattito è come far ripartire le attività economiche, le attività lavorative, coniugando il rispetto assoluto della salute. Anzi, le nostre ordinanze vanno più in linea rispetto ad altre proprio sul rispetto della salute individuale e collettiva. E questo è l'elemento che poi anche ieri ha fatto dire al Presidente del Consiglio quando ha illustrato l'ordinanza, e questa è un'ordinanza perfettamente legittima.